Io mi sono riletto, mi rileggo insieme con voi questo invito al salterio. Vi dirò che appena l'ho letto mi sono sentito muazzin. Muazzin che dall'alto del minareto chiama i suoi fedeli alla preghiera. Naturalmente citando brani del Corano che in qualche modo poi verranno letti e meditati nella moschea stessa. E questo è un invito, anch'io invito alla preghiera e sono contento questa sera di trattare con voi un argomento così importante dell'Antico Testamento che è il Salterio, cioè il Libro dei Salmi. È il cuore dell'Antico Testamento, il Libro dei Salmi. Non c'è un altro libro letto, venerato come il Salterio di Davide. Perciò ecco, noi cominciamo subito con la presentazione di questo invito, di questo Salterio. Perché si chiama Salterio, il libro che contiene i salmi? Non mi togliete tutta la luce perché sennò... Sennò vado sotto il candelabro. Allora, perché si chiama Salterio? Da che viene questo termine Salterio? Ecco, qui avete tre figure, sono le figure degli strumenti a corda antichi. Il primo a sinistra è il salterio più antico, si chiamava salterio, questo tipo di strumento a corda che poi ha dato il nome a tutto il libro dei Salmi. L'ultimo qua è invece una edizione più moderna del salterio in uso in molti monasteri, in molti conventi. Al centro c'è invece la cetera antica, la cetera come la adoperava Davide al suo tempo. Dunque, salmo viene da salterio e il salmo è il canto accompagnato dallo strumento del salterio. Ecco, gli ebrei chiamavano questo libro, contrariamente a quanto accadeva ordinariamente, non dalla prima parola, perché voi sapete, gli ebrei nominavano i libri della Bibbia con la prima parola. Bereshit significa quello che noi chiamiamo Genesi. Ecco. Ora, anche qui avrebbero dovuto usare la prima parola del primo salmo e dire Esre Ha'ish, cioè beato l'uomo. Invece non hanno fatto così, hanno semplicemente chiamato questo libro Tehillim. Tehillim vuol dire canti, inni, cantici, canti di giubilo, ecco, per caratterizzare tutto il salterio come un canto continuo di luce. È il più usato di tutti i libri dell'Antico Testamento. Voi pensate, tutti i breviari ne sono pieni. E quanta gente ogni giorno canta o recita il breviario? Sono tanti. Pensate ai salmi responsoriali della Messa. Ogni Messa c'è il suo salmo responsoriale. Pensate alle antifone, ai versetti, alla recita privata che ciascuno può fare a casa. Comunque, ecco, è una collezione di questi salmi che ci sono voluti quasi 10 secoli per comporla. Sono quindi il risultato di un insieme di raccolte che gli studiosi ne distinguono 5, una specie di Pentateuco, ne distinguono 5,
è attribuito a Davide perché Davide è stato il cantautore più famoso dell'Antico Testamento, quello che ha composto i primi salmi. Comunque i libretti sono questi, si distinguono all'interno del Salterio per le benedizioni finali. Cioè alla fine del Salmo 41, dopo il primo libretto, c'è scritto: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Amen. Quindi è una conclusione come benedizione. Alla fine del Salmo 72, secondo libretto 42-72, c'è questa benedizione: benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria è piena la terra. Amen, amen. E poi c'è un terzo libretto, dal 73 all'89, e il Salmo 89 termina così: benedetto il Signore in eterno. Amen, amen. Il quarto libretto, dal Salmo 90 al 106, termina con questa altra benedizione: benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica amen. Il libretto ultimo, Salmi 107-150, è costituito dall'ultimo, la conclusione è costituita dall'ultimo salmo, Salmo 150, che è come il botto finale di tutti i fuochi d'artificio, no? Ci sono dentro questo salmo ben 10 alleluia e ci sono ancora 7 strumenti che suonano tutti insieme, suonavano tutti insieme, quindi voi potete immaginare un botto proprio da festa patronale. Allora, all'interno di questi 5 libretti, che ho detto sono una specie di pentateuco della preghiera, all'interno di questi libretti ci sono 150 salmi. 150 secondo il nostro calcolo, perché noi riprendiamo il numero dei salmi dall'originale ebraico, e l'originale ebraico, detto testo masoretico, contiene 150 salmi. Però la versione greca dei 70, antichissima, che i primi cristiani usavano, ne contiene 151, uno in più. E addirittura la versione antichissima, Siro Peshitta, che è in aramaico la lingua che parlava Gesù, ne contiene 155. Quindi 5 di più di quelli che sono nel Salterio. Non meraviglia. Non meraviglia perché i salmi non sono tutti raccolti nel Salterio. I salmi ce ne sono in giro per la Bibbia, tantissimi, ci sono in tutti i libri della Bibbia. E, per esempio, noi ne usiamo 41 e li abbiamo inseriti nelle lodi di ogni giorno come secondo salmo. C'è la pratica della recita del breviario, sacra le lodi, il secondo salmo è un cantico che non trova posto nel Salterio, ma che è raccolto qua e là nella Bibbia. Addirittura ci sono 12 salmi, 12 canti, che sono invece composti nel Nuovo Testamento, quindi sono presi dal Nuovo Testamento: 3 dal Vangelo, 4 dalle lettere di San Paolo, 1 dalle lettere di San Pietro, 4 dall'Apocalisse, e vengono recitati questi salmi ai vespri di ogni giorno, ultimo salmo dei vespri di ogni giorno. Allora questa preghiera raccolta in questo libro di preghiere, questa preghiera è diventata canto a un certo momento, è diventata canto. È impossibile certo ricostruire le singole tappe del libro. La maggioranza dei salmi però sappiamo che nasce in epoca monarchica,
cioè durante la monarchia davidica di Gerusalemme, e soprattutto concentrata intorno al Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone. Davide appare come il primo cantautore, i primi canti. Forse erano profani i canti che componeva, poi a poco sono diventati sacri perché Davide era un uomo credente, no? E soprattutto alla corte di Saul Davide si distinse proprio per la sua capacità di suonare la cetra, di cantare, tant'è vero che Saul lo aveva assunto come un calmante, come noi prendiamo un calmante nei momenti di nervosismo, così quell'uomo chiamava Davide a suonargli un po' la cetra e a cantargli per farlo rinvenire, per riportarlo alla normalità. E il più importante però l'uso dei salmi è quello nel Tempio di Gerusalemme, Tempio di Gerusalemme, con la corte di Salomone nacque il Tempio di Gerusalemme, che voi vedete qui davanti a voi. Tempio di Gerusalemme come il monte più alto di Gerusalemme, era in alto. E il canto dei primi salmi fu nella liturgia ebraica accompagnata dagli strumenti musicali. Quali erano questi strumenti? Erano il corno, la cornamusa, il flauto, questi a fiato, poi c'era la cetra, l'arpa, i tamburelli, i sistri, i cembali, sono tutti nominati nei salmi, per dire che il salmo non era cantato così, a semplice e nuda voce umana, ma il salmo era cantato anche con l'accompagnamento degli strumenti. E addirittura nel Tempio c'erano le scuole cantori, più di una che si alternavano, che venivano a gruppi a cantare nel Tempio di Gerusalemme, un gruppo stabile di cantori, delle scuole, conosciamo alcuni di questi maestri di scuola, proprio perché all'inizio di ogni salmo viene riportato il suo nome, come per esempio Core, Asaf, Eman, erano direttori di canto, direttori di scuole, quindi hanno adottato proprio queste scuole questo libretto di canti ufficiali, come vi dicevo, raccogliendo magari salmi di diversa provenienza, ecco, recuperando soprattutto salmi antichi. Addirittura nel Salterio ci sono un paio di salmi di Mosè, c'è un salmo di Aronne, e quindi vuol dire che non hanno perduto niente della loro tradizione canora, gli ebrei che hanno utilizzato il Salterio. Insomma, il Salterio è cresciuto un po' come un fiume che a poco ha raccolto vari affluenti che venivano nella storia. I salmi. Ordinariamente i cristiani, ho sentito almeno con le mie orecchie, si fanno due obiezioni nei confronti dell'uso dei salmi. Hanno due problemi, due difficoltà. La prima obiezione, la più frequente, è questa. Perché pregare con i salmi, che sono formule così vecchie, di millenni, spesso estranee alla nostra cultura, al nostro linguaggio, non sarebbe meglio usare preghiere nuove e più attuali? E c'è una seconda obiezione. Perché devo pregare con un salmo di dolore quando io sono nella gioia e viceversa? Cade così, noi che diciamo il breviario, magari un giorno abbiamo le lune di traverso, ci piacerebbe usare un salmo piuttosto reazionario e invece ci troviamo un bel salmo di lode. Dunque, queste sono le obiezioni. Come si risponde a queste obiezioni? Cioè, la prima risposta, la risposta alla prima domanda è che queste preghiere sono preghiere particolari, sono preghiere di spirito.
ispirate, cioè composte da Dio per noi, perché usiamo il Padre nostro, perché ce l'ha insegnato Gesù, e sicuramente viene da Dio quella preghiera. Bene, queste sono preghiere che vengono da Dio. Il Signore ha insegnato al suo popolo a pregare come un giorno Gesù insegnò ai suoi apostoli, quando glielo chiesero, insegnaci a pregare, e gli insegnò il Padre nostro, no? Dio ha avuto più tempo di Gesù, Gesù è vissuto appena nella vita pubblica 3 anni, Dio ha portato avanti la storia da Abramo in poi almeno per 2000 anni, ha avuto più tempo e quindi ha insegnato più preghiere ai suoi devoti, ai suoi fedeli, ecco, con la capacità pedagogica che ha Dio di insegnare. Non possiamo buttare via i salmi dicendo sono preghiere vecchie, perché sono le preghiere di Dio, come Dio ha insegnato a pregare, come insegna un padre a suo figlio. Gli antichi ebrei trasmettevano le loro tradizioni di padre in figlio. Ogni figlio apprendeva dalle labbra del padre le preghiere, le tradizioni, i racconti. Secondo, per la seconda risposta vale un altro principio. I salmi della liturgia non sono monopolio di chi li recita. Non possiamo noi pregare della liturgia in maniera individuale. Noi preghiamo della liturgia prestando la voce, entrando nella voce orante del popolo di Dio. Cioè, noi preghiamo a nome della Chiesa. Che non preghiamo a nome nostro quando preghiamo, e quindi portiamo la voce, i sentimenti di tutti gli uomini davanti a Dio, e dovremmo avere quella carità cristiana, quella solidarietà che diceva San Paolo nella lettera ai Romani, che ci fa gioire con chi è nella gioia e ci fa essere nel dolore con quelli che piangono, che ogni giorno possiamo noi prestare la nostra voce a chi è nella gioia e possiamo prestarlo a chi è nel dolore. Perché questa è una preghiera, ho detto, della Chiesa, non è una preghiera nostra. Ancora, un'altra cosa, questa preghiera, essendo una preghiera ispirata, è una preghiera dialogo, cioè una preghiera che insegna a parlare con Dio. Noi spesso facciamo monologhi quando preghiamo, o non sappiamo che cosa dire. Bene, nei 150 salmi noi abbiamo una serie di argomenti straordinariamente ampi attraverso i quali noi possiamo parlare con Dio, dialogare con Dio. I salmi sono lo spunto del dialogo. È come se Dio ci dicesse, adesso parliamo di questo. Perché ne dice? Ecco, siamo di fronte dunque ad una preghiera che chiarisce certe nostre immagini illusorie di Dio e della vita, e andiamo a scuola di Dio perché possiamo sapere che cosa dire e come dirlo, non solo cosa dire ma anche come dirlo, perché noi stiamo parlando con Dio. Il salmo è un dialogo con Dio, parliamo con Dio. Dio diventa persona concreta, vicina, quasi umana, perché le preghiere riescono così a dare senso di Dio dentro la nostra esistenza. A pregare certi salmi si sente Dio vicino, si sente Dio che parla con noi e noi parliamo con Lui in maniera confidente. Ancora, questa preghiera, essendo un dialogo, ci aiuta a sintonizzarsi con Dio. Ci sintonizziamo con Dio nella preghiera. Noi pensiamo qualche volta in maniera errata che la preghiera faccia cambiare idea a Dio e
nei nostri confronti, perciò gli diciamo fai quello che vogliamo noi. In realtà la preghiera si deve sintonizzare con la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, non la mia. Perciò quando noi preghiamo non possiamo pretendere di far cambiare idea a Dio, ma di realizzare con cuore nuovo, con amore, la volontà di Dio. È lo Spirito che crea questo rapporto personale immediato tra noi e Dio e ci fa accettare la volontà di Dio. E ancora una cosa, i salmi sono una preghiera completa. Sono una preghiera completa perché con Dio si può e si deve fare parte. Cioè i salmi ci insegnano che Dio è nostro amico e nostro padre e quindi non ci sono tabù nel nostro dialogo con Dio, non ci sono tabù, anche perché questo Dio padre con cui noi parliamo già conosce tutto, la mia parola non è ancora sulle mie labbra e tu la conosci tutta, no? Dice il Salmo 139, no? Già tutto, prima ancora che noi potessimo formulare certe cose, Dio le sa. E sotto questo aspetto allora vanno considerati i cosiddetti salmi imprecatori. I salmi imprecatori, qui avete la figura di Giobbe, che a un certo momento si ribella a Dio, no? Impreca la pazienza di Giobbe. È una preghiera completa perché ho detto con Dio bisogna parlare di tutto e l'uomo che parla con Dio non è il nostro contemporaneo, non è un cristiano, è un uomo che è stato educato da Dio a parlare con lui tanti anni fa, magari 3000 anni fa. E quindi ha una morale ancora incompleta, barbara, guerriera, violenta, rozza, lontana certo dalla sensibilità evangelica, una morale quindi che bisogna tener, di cui bisogna tener conto e che bisogna notare, ecco. È la morale dell'occhio per occhio, dente per dente. Ecco perché le imprecazioni, ecco perché ci sono alcuni salmi che sono di una ferocia inaudita, tanto che la Chiesa addirittura ne ha dovuto escludere due dal Salterio, quindi nei nostri breviari due salmi non li trovate, e cioè il Salmo 69 e il Salmo 108, non lo trovate perché è troppo crudo, ecco. La liturgia cristiana ha purificato questi salmi che contengono maledizioni, sentimenti di vendetta e che qualcosa ancora certo resta, ma deve avere la funzione di filtro, quello che resta, delle imprecazioni dei salmi. Cioè serve per verificare i nostri sentimenti, per dire, per controllare se siamo ancora nella barbarie o siamo approdati all'amore cristiano, se cioè quelle espressioni le approviamo o le disapproviamo. In tal caso sta a noi rileggere quei versetti traducendoli, e qui anche la creatività dell'orante, traducendoli in sentimenti di amore, di carità, sicuri di una cosa. Il cristiano può avere avversari, ma non può avere nemici. Gli avversari non dipendono da lui, i nemici dipendono da lui. Sono dunque preghiere complete. Preghiere complete che abbracciano tutto il mondo. Ecco, gli ebrei quando pregavano avevano intorno il mondo, la natura, non dimenticavano nulla di ciò che li circondava. Il cosmo, soprattutto il mondo nel quale vivevano, addirittura gli animali domestici, selvatici, il bestiario mitologico perfino è tirato in campo, no? Con Leviathan, il Ratat, no? Sono mostri mitologici dell'antichità.
divinità, pure anche loro sono tirati dentro, perché la preghiera doveva essere concreta, perché la preghiera doveva contenere il mondo nel quale essi vivevano. La preghiera è, dicevo, è una preghiera che abbraccia il mondo, perché è la preghiera di un popolo sacerdotale. Ricordate, ha detto il padre che ha parlato poco fa, prima, che nella prima parte della Bibbia il popolo di Dio, la storia del popolo di Dio è la storia sacerdotale. Il libro del Levitico è al centro e quindi lì in Israele ha imparato ad essere popolo sacerdotale. Popolo cioè che prega per gli altri, che assume i problemi degli altri, quindi prega per se stesso ma prega anche per il mondo, sotto la guida dei profeti, dei poeti, eccetera. Fino ad oggi nella Chiesa questo male, perché Cristo ci unisce alla sua preghiera e quindi noi preghiamo con il sommo sacerdote Gesù. La preghiamo in una maniera molto varia, ecco, dicevo che i salmi sono una preghiera completa, non soltanto per il contenuto, ma anche per la varietà dei sentimenti che esprimono. Molto ampia è questa rosa di generi letterari nella Bibbia. C'è per esempio la lode e il ringraziamento. Vediamo la lode e il ringraziamento. La lode è il canto di Dio nella storia e nella natura, è l'ammirazione, la gioia entusiasta di fede, la festa, con danze, canti, suoni di tamburelli. Gli ebrei chiamavano questa composizione poetica Tehillah, cioè inno. E ci vuole naturalmente l'entusiasmo di un bambino per cantare le lodi di Dio, no? Dalla bocca dei bambini e degli astanti, tutti tiri fuori la lode, dice il Salmo 8. Poi c'è il ringraziamento, no? Il ringraziamento che è la riconoscenza, addirittura gli ebrei avevano una cerimonia che chiamavano la Todah, il ringraziamento. Quando avevano ricevuto una grazia venivano al Tempio e lì cantavano un canto di ringraziamento, oltre ad offrire naturalmente le offerte al Tempio per sacrificio. Ecco, si chiamava Todah questo tipo, noi potremmo chiamarla Eucaristia, perché Todah significa Eucaristia, cioè ringraziamento. Poi ci sono i salmi di fiducia, quelli che nascono dalla incondizionata fede sulla fedeltà e l'amore di Dio, no? Dio è Emet e Heset, no? Per cui bisogna che noi teniamo conto di questo, e se teniamo conto di questo sentiamo fasciarsi la provvidenza di Dio. Poi c'è la supplica, cioè la tefillà, come la chiamavano gli ebrei, il pianto, il dolore, la tristezza. Sono i salmi più numerosi quelli della supplica, sono più di 50 senza il tempo. E lì ci prega il malato, ci prega l'innocente perseguitato, lì ci prega il peccatore per ottenere il perdono di Dio, chi si prega il povero, assillato dalla miseria materiale, dalla mancanza di lavoro, lì si pregano le vittime delle guerre, tanto frequenti allora quanto oggi, lì si pregano le vittime delle calamità naturali, carestia, siccità, a volte le malattie mortali come il colera, il vaiolo, il tumore maligno, le infezioni. Chi ci prega il vecchio, addirittura ci sono tre salmi che noi vecchi dovremmo riscoprire nel sorteggio, per imparare a pregare, per vincere la solitudine, le marginazioni, i sospetti, i fantasmi che a volte accompagnano la vita. Dunque c'è tutto, c'è la politica,
giustizia, la politica, anche la politica. Noi critichiamo i governi, noi critichiamo tutti, ma nessuno di noi prega per quella gente, perché il Signore ti aiuti a compiere il tuo proprio dovere per il bene di tutti. Ecco, il Salterio ci insegna a pregare per le autorità, per il re soprattutto, allora era la figura del re, per cui ogni volta che il re era incoronato, partiva per una campagna militare, ringraziava per la vittoria, oppure ringraziava per la guarigione, erano lì tutti a pregare e a ringraziare. E poi c'è la preghiera, vabbè, questo fa, soprattutto le grandi pellegrinaggi annuali che gli ebrei facevano verso Gerusalemme, avevano addirittura un libretto che sta dentro il Salterio, libretto che comprende 134, e lì c'è i canti di pellegrinaggio verso Gerusalemme, dove si celebra l'arrivo, dove si celebra la catechesi dei sacerdoti che vivono ai pellegrini nei cortili del Tempio, dove si celebra l'addio del Cristo e poi si celebravano tutti i feste. E la famiglia, anche qui ci sono almeno tre salmi che hanno per argomento la famiglia, no? 127, 128, 133, uno lo adopereremo stasera presto, sono i salmi della famiglia. Comunque, ecco, una cosa è certa, a modo di slogan possiamo dire, che i salmi fanno entrare la preghiera nella vita e la vita nella preghiera. Dunque, una preghiera nella vita e una vita nella preghiera, perché se in essi uno scambio confidenziale con Dio per discutere in concreto della vita di ogni giorno. Quindi tutto, proprio tutto, entra nella preghiera cristiana. È come un grande organo con 150 canne, le quali possono suonare una volta, ma possono suonare per un grande concerto. Ma perché noi interpretiamo i salmi, ultimo tema, non è l'ultima cosa che possiamo dire, ma perché lo ha fatto Gesù? Qui Gesù, come uomo, ha imparato a pregare e ha pregato con la sua famiglia e con i suoi discepoli. Un bambino ebreo era immerso nella preghiera, era immerso, sia in casa, sia in sinagoga. In Palestina si pregava molto e dappertutto. Ogni circostanza della vita era consacrata alla preghiera dei salmi. Molti riconoscevano a memoria tutti i salmi, perché erano usati nella scuola sinagogale, lì si imparava a leggere, non sul libro dei salmi. Era come la precettaria, la preghiera comune era anche la istruzione di cittadini. Si cantavano nel sabato, si cantavano nelle feste, si cantavano nei pellegrinaggi, ma soprattutto li usavano nelle circostanze più comuni, a recitare lo Shema Israele. Shema Israele, Adonai, Eloenu, questa è la pronuncia esatta, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Con l'aspirazione molto forte. Quindi questo era lo Shema Israele, credo di Israele, quello che abbiamo cantato all'inizio, un po' tentatamente dal punto di vista della lingua ebraica. Comunque, tre volte al giorno si recitava lo Shema e accanto allo Shema si mettevano i salmi e quindi ogni ebreo cantava almeno un salmo, cantava o recitava o pregava
almeno un salmo, perché appunto era quello il momento. Il sabato poi, nelle grandi feste, allora c'era più spazio, perché quasi tutta la mattina veniva occupata in sinagoga per la preghiera. E naturalmente noi sappiamo che Gesù passava le notti in preghiera, no? Lo sappiamo dal Vangelo, che diceva, che faceva in quelle notti di preghiera. Recitava i salmi, non è che recitasse il rosario, non esisteva, no? Ecco. Ma i salmi sì, e quelle sere, quelle notti lunghe di preghiera, Gesù le passava davanti a Dio, ecco, con la preghiera dei salmi, attingendo dalla preghiera dei salmi la forza, il coraggio, la luce per poter andare avanti nella sua vita. E da Gesù quei salmi sono passati alla Chiesa. Sono passati alla Chiesa già nel Cenacolo, quando Gesù aveva spiegato, voi ricordate, aprì la loro mente all'intelligenza delle scritture, dicendo bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge, nei profeti e nei salmi. Nei salmi. Con questo dava una nuova comprensione alla recita dei salmi, perché gli dava il contenuto cristologico, come glielo stiamo dando noi da quel giorno, dicendo che i salmi parlavano di lui. Gesù aveva insegnato alla Chiesa un nuovo metodo di recitare i salmi. Perciò anche quando frequentavano le sinagoghe e il Tempio, i discepoli di Gesù recitavano e cantavano i salmi in maniera del tutto nuova. E anche quando la Chiesa, specialmente la Chiesa dei Pagani, di cui abbiamo sentito parlare, si staccò dalla sinagoga, si continuò ad usare, specialmente nelle riunioni liturgiche, i salmi. Salmi vecchi e salmi nuovi. Paolo esortava così i cristiani di Corinto: quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro a un insegnamento, uno a una rivelazione. Ammaestratevi, diceva ai Colossesi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore, con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. Ecco perché le lettere di Paolo sono disseminate in canti. Siate colmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con i salmi, con gli inni, con cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, così scriveva agli Efesini. E anche Giacomo, no? Quello della Chiesa dei Giudei, scrivendo ai suoi lettori, chi tra voi è nel dolore, re, chi è nella gioia, canti un salmo. Ecco, così i salmi sono entrati nella Chiesa e noi li continuiamo ad adoperare nella nostra liturgia, sapendo che quello che diceva Sant'Agostino, che ci ha dato, che ci ha illustrato in maniera magistrale il modo nuovo per recitare i salmi nei salmi, è Cristo che prega in noi come capo della Chiesa, che prega per noi come sommo sacerdote, che prega con noi come fratello ed è pregato da noi come Dio. Amen.